bella la Madonna vestita di sole, e così è lei, perché lei è l'Immacolata ed è rivestita del sole della grazia del suo figlio Gesù. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. Santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ancora come a Massabiel, alla piccola Bernardetta. E Maria benedica Molfetta, in particolare questo nostro quartiere, benedica i bambini, gli anziani, le famiglie, i disoccupati, benedica chi ha delle difficoltà, i poveri soprattutto, casa Emanuele. Maria ci sorridi e ci incoraggi nel cammino della vita. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo vento. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Santa Bernardetta, prega per noi. Maria Immacolata, in te noi crediamo, e sotto il tuo manto conforto cerchiamo.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Preghiera. Vergine Immacolata, tu che sei la più nobile di tutte le creature, l'oggetto delle divine compiacenze, elevata alla grande dignità di figlia dell'Eterno Padre, di madre del Figlio di Dio e sposa dello Spirito Santo, rivolgi i tuoi pietosi sguardi a noi peccatori. Tu che sin dall'eternità sei stata da Dio prescelta ad essere la gloria di Gerusalemme, la letizia di Israele e l'onore di tutta la Chiesa, non permettere che il tuo divin figliuolo condanni qualcuno di noi che siamo tuoi figli, anche se colpevoli. Ottienici, o Madre purissima, un sincero pentimento delle nostre colpe e riconciliazione vera con Gesù Cristo. Così noi, lontani dalla patria nostra, possiamo col tuo potente aiuto raggiungerla nella beatitudine del cielo. Infiammaci della carità tanto cara a Dio, correggi in noi le cattive inclinazioni, per poter, o Vergine Immacolata, imitarti fedelmente nella santità delle virtù. Allontana da noi le tentazioni del demonio, al quale sin dal primo istante del tuo immacolato concepimento schiacciasti vittoriosamente il capo. Proteggici sempre, o Madre, perché vincendo noi qui in terra il male e il peccato, possiamo lietamente raggiungerti in paradiso, per benedire Dio e te stessa, e per cantarti nella beata immortalità. Ti saluto, augusta regina del cielo e della terra, Giglio candidissimo di purità, mistica, soave, rosa di Gerico, bella più del sole e della luna. Ti saluto, immacolata madre di Dio, per tutta l'eternità, così sia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E a conclusione di questa solenne processione della Vergine Santa, della Madonna Immacolata, ancora una volta vogliamo rivolgere il nostro cuore, il nostro sguardo a lei, perché lei è il nostro punto di riferimento, colei che ci indica la via della salvezza, la via della gioia, la via della felicità.
che il Vangelo del suo figlio Gesù. In un momento in cui viviamo un grande smarrimento, in cui non sappiamo più ciò che è bene e ciò che è male, dove tanti ci deludono, dove tante volte siamo presi dalla confusione, dall'indecisione, dove alcune volte il male viene passato per bene e il bene viene passato per male. In un momento in cui ci sono sulla faccia della terra tanti terremoti, non solo quelli fisici e geografici, ma soprattutto spirituali e morali, terremoti che attanagliano in modo particolare le nostre famiglie, dove il demonio come non mai crea divisione tra marito e moglie, tra figli e genitori, tra mamme e figli, tra papà e figli, tra fratelli e sorelle. In un momento in cui viviamo una confusione a livello sociale, a livello politico, dove addirittura quando si fa del bene bisogna forse avere paura di fare del bene, perché non sappiamo dove va a finire quel bene. In un momento in cui forse la paura è più forte del bene e l'indecisione è più forte della fortezza e della speranza, ancora una volta il Signore pone davanti a noi un segno grandioso: una donna vestita di sole, più bella del sole, più bella della luna, più bella di tutto il creato, perché lei è la meraviglia del creato, Maria. Allora guardiamo a lei, non solo dobbiamo dire a lei: Maria, quanto sei bella, Maria, quanto ti vogliamo bene, perché tu sei nostra madre, perché tu sei veramente la nostra gioia, sei la bellezza della nostra vita, sei il punto di riferimento della nostra esistenza. Non basta dire questo alla Madonna, dobbiamo chiedere a lei un'altra grazia: Maria, facci diventare come il tuo figlio Gesù. E il tuo figlio è stato un vero figlio di Dio, anzi il vero figlio di Dio, si è comportato sempre da figlio di Dio, perché lui lo è per natura, ma sempre poi nella sua vita ha fatto quello che il Padre Celeste ha chiesto. Allora non stanchiamoci mai di pregare, non stanchiamoci mai di mettere in pratica i comandamenti. Qualche volta sembra che la preghiera non serve a niente, qualche volta sembra che più stiamo vicino a Dio e più avvengono le sofferenze, e forse qualche volta anche il Vangelo, i comandamenti, la famiglia, quella fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, il rispetto della vita dal concepimento fino alla morte naturale, il rispetto della dignità della persona, per cui le persone non sono un oggetto ma sono delle persone, sono dei soggetti. Anche quando la persona viene barattata, anche quando la nostra società viene sfaldata in nome di una falsa e presunta modernità, e allora Maria, aiutaci a mettere in pratica i comandamenti, perché se noi osserviamo la parola del tuo figlio non saremo mai fuori moda, ma saremo sempre di moda nel nostro tempo. Non è il Vangelo che deve cambiare, siamo noi che dobbiamo cambiare. E se cambiamo, cambieremo questo nostro mondo. Il mondo non è bello quando lo fanno gli altri, bello. Il mondo è bello se inizia da noi, dal nostro cuore. Non guardiamo agli altri. E se li dobbiamo guardare per imitare nel bene, non nel male. E il bene e il male ce lo dicono Gesù e Maria, ce lo dice il Vangelo, non ce lo dice la televisione, non ce lo dicono i giornali, non ce lo dicono quelli che tante volte gridano e parlano e non operano. Ce lo dice Gesù, che ha donato la sua vita per noi, ce lo dice Maria, che invece di stare in cielo è qui vicino a noi e ci protegge, ci sostiene, ci accompagna. Allora affidiamo alla Madonna le nostre famiglie, affidiamo alla Madonna gli ammalati, i sofferenti. Non stanchiamoci di pregare Maria, lei non si stanca. Tu che sei mamma, tu che sei papà, ti stanchi di tuo figlio? Sì, lì per lì, però non ti stanchi mai, soprattutto se tuo figlio ti abbraccia e ti dice che ti vuole bene. E anche quando non ti dice che non ti vuole bene, sai che è bugia, è falso, soprattutto se lo dici tu, mamma, se lo dici tu. E allora invece Maria è più grande di tutte le mamme della terra, è più grande, è più forte,
di ogni mamma della terra, di tutte le mamme della terra. Preghiamola, soprattutto per tutte le nostre necessità materiali, spirituali. Preghiamola soprattutto per la nostra città di Molfetta, perché si svegli dal sonno, ritorni ad essere una città educata, non maleducata, una città che ha una grande tradizione, ma che non è folklore, non è folklore, è la tradizione che sono i nostri valori, è la nostra cultura, è il nostro bene, questo ci fa bene. Molfetta, svegliati dal sonno delle comodità, dal sonno dell'apparire, dal sonno della falsità. Ritorniamo ad essere persone vere, ritorniamo ad essere credenti e pertanto credibili, non a parole, non con i desideri, ma soprattutto con i fatti e nella verità. E allora veramente sarà una bella festa dell'Immacolata, perché nel nostro cuore finalmente germoglia quella grazia che ha rivestito Maria interamente, rendendola immacolata, rendendola tutta santa, rendendola tutta bella. E allora ringraziamo la Madonna perché, nonostante tutto, lei continua a volerci bene, ci incoraggia e ci dice: anche se tutti ti abbandonassero, io sono con te sempre. Viva Maria! E permettetemi adesso, prima di accompagnare la Madonna nella sua casa, immagine, è sempre con noi, per fortuna. Guardate un po', è così bella questa immagine, ma lei è ancora più bella, meravigliosa, bellissima. Come sarà bello un giorno vederla in paradiso, per questo ci dobbiamo sforzare di essere buoni. E permettetemi di ringraziare in modo particolare la Confraternita dell'Immacolata Concezione, perché ha organizzato questa festa, questa novena. Ringrazio il priore Cosimino, ringrazio Gaetano, Mauro, poi Leonardo e Gianni, grazie a tutti, tutta l'amministrazione. Poi voglio ringraziare ancora una volta la nostra amministrazione femminile, ringrazio la nostra presidente. La nostra presidente infermiera, ringrazio poi le due assistenti Anna e Anna, grazie veramente per quello che fate, avete fatto per noi. E poi un grande ringraziamento ai nostri portatori, che sono bravissimi, bravi, forti, precisi e puntuali, bravi. E poi un grande ringraziamento alla banda che ci ha accompagnato con la bellissima musica, complimenti come sempre, la banda Santa Cecilia. E poi anche un ringraziamento ai vigili urbani perché insomma li abbiamo un po' fatto lavorare un po' di più quest'oggi, e poi anche alle guardie ambientali che ci hanno accompagnato quest'oggi. Voglio, ancora prima di ricevere la benedizione, ringraziare tutta la parrocchia San Bernardino, tutti i devoti della Madonna Immacolata che da settembre stanno accompagnando la Madonna, prima con le 12 stelle e adesso con la novena e poi oggi con questa bellissima festa in onore della Madonna. Grazie, vi ringrazio per la vostra testimonianza. E poi, se vi permettete, sia il priore Cosimino come anche la nostra presidente Elisabetta, vi permetto di ringraziare a nome di tutti quanti, siamo stati onorati di avere con noi la confraternita, rappresentanti della confraternita della Vergine dell'Esperanza Macarena di Siviglia, Carlos, Manuel e la signora Anna. Grazie, venite qua, prego. Facciamo un applauso, facciamo sentire com'è a Molfetta, siamo calienti, mucho. E Carlos,
dici una parola tutti quanti, eh? Una parola, veloce. Grazie mille a tutti per l'accoglienza alla Confraternita della Speranza Macarena di Siviglia, che vi ringrazia per continuare con le vostre tradizioni che sono simili alle nostre. La tradizione dell'amore alla Madonna, la Madonna Immacolata, la Madonna della Speranza, sempre Maria. Grazie. Ho dimenticato qualcuno? Dobbiamo anche ringraziare il nostro parroco Pasquale. Grazie priore, grazie. E adesso veramente con grande fede accogliamo la benedizione di Dio su di noi, sulle nostre famiglie, sugli ammalati, sui giovani e su tutta quanta la città della la città di Molfetta, ma anche su tutta quanta la diocesi, che oggi è in festa, perché in ogni città della nostra diocesi si festeggia l'Immacolata. Sentiamoci particolarmente in comunione con il Papa, che come sempre oggi pomeriggio in Piazza di Spagna darà una corona di fiori alla Madonna. Noi l'abbiamo fatto questa mattina attraverso questa processione, abbiamo fatto corona intorno a lei, il Papa lo farà questo pomeriggio. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione e ad ogni invocazione rispondete Amen. Amen. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la grande solennità della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore e la Vergine Maria con la vostra vita, andate in pace. E grazie a Dio. Evviva Maria! Evviva!